libro Sono mamma è un viaggio nella maternità. Inizia dal concepimento e viene delineata la gravidanza, il parto e il postpartum, tutto secondo una logica di natura. Quindi l'essere umano, esattamente come le piante, gli alberi che ci circondano, sa. E nel corso della gravidanza una mamma sa concepire, sa far germinare la vita dentro di sé, la sa fare pulsare, nasce la creatura e nasce la madre stessa. E nel corso del postpartum va proprio ad attingere a tutte quelle conoscenze innate che sono l'allattamento, comunque l'arte dell'accudimento e del nutrimento della creatura, che la rendono madre per scelta. Questo libro quindi è un libro che ci ricorda questo sapere ancestrale del corpo della madre, che si prepara biologicamente e fisiologicamente proprio ad accogliere la vita. Sono mamma è un quaderno di frontiera, e in questo piccolo compendio c'è, così, come un piccolo tesoro. Le mamme lo possono sfogliare molto velocemente, ci sono degli inserti anche canori sul movimento, perché la maternità è un atto dinamico, è proprio un atto di natura. Questo piccolo libro è stato per me un'occasione, essendo ostetrica, di riprendere un po' tutte le conoscenze che ho acquisito nel corso della mia vita e di portarle a terra, ora che sto custodendo io stessa la vita. E viaggiare con questo quaderno di frontiera in mano permette di ricordarsi, quindi di riportare al cuore, che la donna ha proprio come strumento principale durante la gravidanza il proprio sentire. Se una donna ascolta il suo corpo e tutto il suo sapere, sa come condurre una gravidanza secondo natura. Ogni mamma saprà starsi accanto nel periodo dal concepimento al postpartum, chiedendo alle persone vicine di guidarla, accompagnarla, o semplicemente ritornando al proprio sentire. Non ci sono ricette durante la gravidanza e la maternità, proprio perché ogni mamma sa che cosa è giusto e che cosa è secondo natura per lei. All'interno di questo libro le piante e la natura accompagna un po' quelle che sono le manifestazioni più comuni, cosiddetti anche sintomi della gravidanza, quindi del tutto il periodo primale, dal concepimento al postpartum, e accompagnano un po' il cammino, il viaggio della maternità in tutti e tre i trimestri della gravidanza, dal momento dell'adattamento, in cui il corpo della madre accoglie questa creatura, al momento della fusione, al momento della separazione, quindi al momento della nascita. In questo piccolo compendio Salvatore Satanassi, il naturopata di Remedia, ha dato proprio voce alle piante e quindi a come le piante appunto possono accompagnare tutte queste manifestazioni e i sintomi appunto legati a questo periodo speciale. Quindi sono mamma e posso dire con commozione che è un atto d'amore. È un atto d'amore verso tutte coloro che scelgono di vivere la maternità, perché essere donna creatrice è un dono di natura, ma essere madre è una scelta.